tecnologia abbia inizio. E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente sulla Jurassic Crazy Tech. Siamo qua sulla Jurassic Crazy Tech per finalmente completare questo bellissimo Xcanger qui, che è questo, quello brutto, perché bisogna fare un Tesseract che bisognava fare appunto in questa bellissima cosa. Qua. Bisogna fare esattamente qua per poterlo riempire, solo che l'altra volta abbiamo scoperto, ma come si crafta il Tesseract con l'Enderium. E questo era abbastanza complicato perché bisognava craftare l'Enderium. Però avevamo scoperto che facendo Pyroteum più Enderium Blend, che non era troppo difficile da fare, potevamo farlo. Quindi ora lo andremo a fare subito. E ci serve anche Resonant Ender Bucket. Questo è un po' più difficile. Però in realtà, allora, non dovrei... Cosa avevo detto l'altra volta? Smettiamo di usare la... Come si chiama? Smettiamo di usare la Transmutation Table. Certo, ma adesso la useremo di nuovo perché altrimenti sarà troppo difficile fare quello che stavamo facendo. Quindi ho sbagliato sezione, mamma mia. Dobbiamo andare al laboratorio sfera piano 2. Ok, nel piano 1 in effetti, al laboratorio sfera piano 1 non c'è assolutamente nulla, dovrei metterci qualcosa. Andiamo qua nel Lapid Energistic e... fatemi buttare via questi un attimo. Devo soltanto prendere un secchio. C'è un secchio, bucket. Ok, meno male che ho copiato un bucket, perché come avete visto serve della cosa sciolta di enderpearl, quindi basta andare qua e prenderla così. Bam. E dato che qua viene riempita, wow, un secchio di resonant enderpearl. E dovremmo andare anche a copiarla, così possiamo prendere una seconda per poterne craftare delle altre, già. Ok, si può, oddio, si può anche droppare per terra, non voglio. Ok, si può anche, ti fa danno? Oddio! Yeah! Ok, sì, già l'intelligenza a farlo proprio sull'angolo della sfera. Cioè, in effetti, Jurassic, potevi anche saperlo che ti facesse così, no? Sai com'è? È un enderpearl, ti teletrasporta, ma tu no, devi andarci per forza a cliccare coi tasti, perché sennò non sei contento. Perfetto, quindi ora possiamo semplicemente copiarlo facendo in questo modo, e ne abbiamo due, ok. Perché uno ci serve per poter riempire il Tesseract e uno ci serve per iniziare a craftare almeno un Enderium Ingot, che è abbastanza utile in effetti. L'Enderium, sì, basta fare, cliccare così, lo fa, ok. Enderium Blend, ce ne dà 4, ce ne servono esattamente 4. Si possiamo copiarla, vero? Non possiamo copiarla, però possiamo cuocere. Dammi la redstone. In effetti, vedete, queste robe qua, cioè, vanno bene metterle qua così. Secondo me dobbiamo fare una zona con queste cose, che sono abbastanza utili. C'ho dei... sì, ho dei tubi, perfetto. Quindi facciamo... beh, me lo lasciamo qua così. Così, magari... no, lasciamole disattivate, ok. Disattiviamo le entrate, ok. Poi, tu devi cuocerti. Puoi cuocerti, vero? Non puoi cuocerti. Perché devi cuocerti con la Pyroteum Dust, giusto? Altrimenti stiamo facendo fare tutto questo casino per fare la Pyroteum Dust. Anche tu hai ragione, stupido uomo. Ok, quindi tu devi fare... La Pyroteum, ok, che si fa così esattamente. Sì. Potremmo farne anche una, facciamone dell'altra, perché, la Pyroteum purtroppo non si può copiare. Quindi fammene magari anche uno stack di... coso triturato, sì, tanto vabbè, se serve uno, ma metti che in futuro ce ne serve dell'altro, non ce l'abbiamo già pronto, no? Ok, quindi tieni, pam, ok, perfetto, quindi abbiamo 4, abbiamo della copper dust che mettiamo a cuocere, perfetto, quindi ora possiamo craftare il nostro, possiamo andare sotto dove c'è il induction smelter e indurrilli insieme, quindi basta andare qua e fare pam pam così, esatto, e loro si cuociono. Ovviamente questo consumerà tantissima energia, infatti l'energia sta esplodendo, però va bene. Poi cosa ci serve altro? Ci serve un diamante e l'Hardened Aluminum Glass. L'Hardened Glass ce l'abbiamo, sì, l'avevamo nella Tinker, nella Applet, giusto? O qua nel coso? No, ok, nell'Applet l'avevamo. Hardened. Ok, ne abbiamo solo 3. No, se ne servono esattamente 4. E poi vabbè, diamanti che li abbiamo, quindi non è troppo difficile già. Quest Hardened Glass però si può copiare, buonissimo. Così basta fare, prendiamoci un diamante. Per sbaglio ci cade nella
Transmutation table, oh mamma mia, e così possiamo prendere sì, uno stack intero, ciao. Ok, per sbaglio me ne sono preso uno stack. Ma cosa volete? Gli errori li fanno tutti avanti. Chi non fa errori? Dai. Ok, in realtà no. Poi quindi andiamo al laboratorio sfera. No, workstation bisogna andare, esatto. Qua togliamo. Adesso che stiamo craftando questo oggetto, togliamo tutte queste casse, le ceste, le metteremo sotto. Poi dovrei anche farlo verso di là, ma io mi dimentico, quindi alla fine non lo faremo mai. Ok, ci rimane anche del piroteum. Buono. Ci rimane anche del piroteum, meraviglioso. Quindi facciamo laboratorio sfera piano 2. Andiamo qua, lo copiamo. Perché sì, esatto, si può copiare. Oddio, ma quanto vale? È un botto, in effetti. Vale un botto, però. Ok, quindi il piroteo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo. No, scherzo, questo ci serve adesso perché bisogna craftarlo. Quindi facciamo. Bam. Esatto. Tesseract frame, mamma mia. Cioè, troppo bravi. Il tesseract frame si può copiare? Si può copiare. Copiamolo in caso di emergenza. Poi bisogna riempirlo, quindi bisogna andare sotto con il nostro sick che avevamo preso prima. Sì, perché questa cosa l'avevo calcolata, non ci avresti mai creduto, ma l'ho calcolata. Quindi basta mettere il secchio qua dentro. Scherzo. Il secchio va messo qua dentro e deve, esatto, al contrario, perfetto. E poi deve fare, bam, così, non il filler, il tesseract, esatto. Quindi ora lui, con la velocità di una nonnina, si riempirà. E intanto qua ci serve completarlo, che vabbè si fa con il bronzo. Bronzo e silver. Bronzo l'abbiamo, eh? Non lo so, ma penso di sì. Electrum, sì. Oddio, ci serve il coso capacitor. No! È vero, oddio, non abbiamo craft. Quanto, cioè, quanto. Tutto questo solo per fare un oggettino inutile perché lo usiamo in 3 secondi e poi lo molliamo. Ok, però intanto possiamo crearlo. Ok, possiamo crearlo. Questo è bello. Ok, quindi abbiamo un tesseract. Yeah, abbiamo un tesseract. Però adesso ci manca fare le altre cose. Perfetto, possiamo fare redstone scanger. Mamma mia, bam! Redstone scanger. Quello è proprio quello che volevamo. Questo è un oggettino figo. Proprio, cioè, talmente figo che mamma mia la figaggine. Solo che c'è un problema, deve essere ricaricato. Noi non abbiamo cose per ricaricare, quindi bisogna fare un bellissimo charge, cioè pad, giusto? Charge, esatto, charge pad. Che si fa in modo abbastanza facile, cioè che ci serve un redstone flux capacitor. Quindi prendiamo due diamanti, mettiamo diamond. Tanto abbiamo trovato tantissimi, tanto facciamo bam bam. Due diamanti, li prendiamo, li mettiamo qua. Poi prendiamo un capacitor, perfetto. Quindi il capacitor, cioè la parte più difficile ce l'abbiamo. Poi ci serve con il transcoil che si fa con. Oddio no, ho finito l'electrum. No, ho finito l'electrum. Accidenti. L'electrum si faceva oro e silver, mi sembra. No. Silver e gold, esatto, sì. Quindi si basta fare silver. Sì, prendiamo un mezzo stack. E gold. Gold. No, oddio, abbiamo solo 7 gold. Ok, quindi possiamo craftarlo ora, sì. Con un po' di difficoltà, però possiamo. Ce ne servono due. Ok, poi ci serve questo. Che si fa? Oddio, quello difficile. Vabbè, in realtà non è troppo difficile. Basta soltanto upgradarlo tutte le volte. Ci serve il signalum, però. Ci serve il signalum. Ah, ci serve il signalum. Già. Il signalum è un oggetto abbastanza figo che ti fa fare macchine avanzate, solo che costa un po' tanto craftarlo, quindi noi dobbiamo farlo ovviamente, quindi belle cose. Perché noi abbiamo tutto tranne la gear di signalum. Signalum, come si fa il signalum? Che non rimembro. Il signalum si fa con copper, 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 silver e destabilizer redstone, giusto? La parte difficile è destabilizer redstone, però neanche perché adesso abbiamo tutti gli oggetti, quindi non è difficile, quindi basta fare copper, silver e. Ok, copper, silver e 10 redstone, perfetto. Quindi, copper. Ok, quindi 10 redstone ce l'abbiamo, quindi basta fare copper, esatto. 3 di copper, silver. Silver, perfetto. Silver, un secchio, quindi si chiama bucket, che ho appena messo dentro, tra l'altro, che prendiamo un bucket e basta. Bisogna soltanto scioglierlo, quindi basta andare sotto facendo energy production. Ho sbagliato zona. Tanto qua vediamo, cioè guardate quanto funziona bene. Dovrei potenziarlo, sì, come ho detto l'altra volta. Ah, lo potenzieremo. Infatti lo potenzieremo in futuro però, quando ovviamente avremo fatto queste cose meno utili. Ok, qua l'energia non sta entrando però. Qua l'energia non si sta ricaricando. Perché non ti ricarichi? Perché mi sa che si devono riempire prima le altre cose. E se io continuo a usarlo, ovviamente le altre cose si continuano a svuotare. Ok, abbiamo delle stabilizer redstone, poi ci dobbiamo macerarle, quindi torniamo su, andiamo al laboratorio sfera piano 2, andiamo a dormire.
Perfetto. E craftiamo. No, no, in realtà bisogna polverizzare, perché facciamo bam bam. Ok. Oh, tra l'altro qua c'è anche lo zolfo, carino. Ok, buttiamo via tutto. Cioè, tanto non, al momento non ci serve proprio a nulla. Però va bene, tutto sommato va bene. Noi l'abbiamo fatto soltanto perché se serve in futuro ce l'abbiamo. Ok, quindi adesso possiamo craftare il nostro signalum, che ci serviva tanto. Ok, si può copiare. Mi è venuto un colpo per un attimo, non si poteva copiare. Tutto quello che abbiamo fatto era un casino. Ok, ne abbiamo 4. Questo non si può copiare, però basta cuocerlo qua sotto, esatto. Quindi basta un attimino cuocerlo in questo modo. Perfetto, e ti esce il signalium ingot. Che in realtà, cioè, il crafting è, non è difficile. Devi avere già delle macchine fatte. Però alla fine, cioè, non vale nulla. Cioè, vale 400, quindi fatemelo copiare, ovviamente. In effetti dovrei averne un po' qua, quindi prendiamone uno stack. Ok, 8. Mamma mia, cioè, da 4 a 8, proprio la scienza. L'avanzamento tecnologico proprio, ok. Quindi ce lo facciamo e basta, cioè basta craftare questo e poi basta fare così. E ci manca questa cosa sopra, che è Lay of Ender, perché non abbiamo Blaze Powder. Abbiamo Blaze Rod, non abbiamo Blaze Rod, meraviglioso. Blaze, qua ce l'abbiamo? Blaze, però mi sa che vale un po' di più, quindi prendiamo un diamante. Diamond, ok, in questo momento i diamanti sono tipo molto buttati via a casa, non è... Cioè, in realtà non ci servono a niente, siamo solo per appunto dare... Ok, abbiamo delle Blaze Rod. Prendiamo una, la trasformiamo, ok. In realtà potevo macerarla, perché ce ne dava 3 invece di 2, sono stupido. Sì, lo so, mi è venuto in mente ora che si poteva macerare. In realtà era meglio macerarla, però va bene, dai. Ok, abbiamo finito anche l'Ender Pearl, meraviglioso. Però possiamo fare il nostro bellissimo Redstone Charger Pad. E cosa fa, vi state chiedendo, Redstone Charger Pad? Il charger pad fa una cosa abbastanza figa, devo dire, perché in realtà è inutile, però è figa, perché bisogna metterlo in un punto bello, tipo, non so, mettiamolo qua in parte all'Applied. Ma sì, mettiamolo qua in parte all'Applied. Anzi, proprio attaccato all'Applied lo mettiamo. No, non lo so, mettiamolo qua, anzi, guardate, facciamo una cosa, mettiamolo qua sopra. Tanto qua sopra c'è, cioè, qua vicino all'Applied ci andiamo tipo sempre. Ok, cosa fa? Allora, fatemelo collegare. Allora, lui prende energia, ok? Guardate, se noi lo colleghiamo, lui assorbe energia, vedete? Qua si ricarica, bello. Se noi andiamo con una cosa scarica in mano, vicino, guardate, lui fa questo effettino, vedete? Ci dà praticamente energia e ci ricarica la cosa che abbiamo in mano, cioè, una figata. È praticamente un caricatore normale, solo che va in giro così ed è più bello, perché fa questo effettino... Wow, assorbiti dall'energia. Mamma mia, guarda che figo. Cioè, non è strafigo, tipo così, guardate. Mam, screen del video. Esatto. Ok, figata. Ok, ora che si è ricaricato un po', possiamo andare a fare la cosa che stavamo facendo l'altra volta. Vedete, poi vedete, se noi ci passiamo davanti così, lui si accende e ci dà energia. Quindi, cioè, in realtà noi ci finiamo sempre qua così per fare l'upgrade. Quindi, in realtà, intanto che siamo qua, ci ricarica la cosa. Ora ci serve laboratori block. Li ho messi qua dentro? No, li ho buttati via nell'upgrade. Ci serve diamante, quindi, ovviamente. Se non è il diamante, brutte cose. Ok, quindi ci serve laboratori block. Esattamente questi. Cioè, tutto questo casino, ragazzi, lo sto facendo. Guardate perché, cioè, è una stupidata. Se noi piazziamo questa cosa, ci shiftiamo, esce questo contorno verde. Se noi clicchiamo così, lui prende questo blocco, ok. Se noi ce l'abbiamo in mano, clicchiamo pagina su, ok. Esatto. Già bisogna ricaricarlo ancora un pochino, perché non ce la fa. Deve arrivare almeno a metà dell'energia, quindi a 1 milione di energia deve arrivare. Beh, sì, siamo quasi, quindi non è un problema. Aspettiamo 10 secondi e poi già. Ok, siamo a 1 milione di energia. Quindi andiamo sotto e vediamo cosa fa questo oggetto. Workstation, guardate questo oggetto, vedete? Se noi ci mettiamo su un muro, esce questa griglia. Se noi clicchiamo, guardate cosa fa. Cioè, la figata. Se è uno stesso blocco, guardate. Bam, bam, bam. Cioè, guardate che figata. E tutto questo l'ho semplicemente fatto per costruire più velocemente, perché dovevo fare questa stanza ma non c'avevo voglia di farla a mano. Quindi abbiamo perso ben tanti episodi per fare questa cosa, quando in realtà potevo semplicemente farla a mano. Solo che no, io sono molto pigro. Se mi conoscete, sono molto pigro, quindi vuole fare sempre le cose in modo molto facile. Cioè, guardate che figata. Bam bam, tu clicchi e si fa tutto da solo. E abbiamo fatto la zona qua di ingresso, cioè, figata. No, non è una figata, sì, è una figata della Madonna. Lo so. E adesso che abbiamo questo oggetto possiamo finalmente fare anche la parte... E guarda la cosa figa, cioè ci dà anche le robe scavate, proprio ce le dà in mano. Quindi abbiamo la stone che era nel muro. Quindi è già dalla stone senza doverla cuocere. Figa, è bella. Allora, comunque, qua potremmo... Tipo qua che non l'ho mai fatto, potremmo farlo in questo momento. Tanto abbiamo la trasmutatrice, quindi facciamo bam bam bam, ok.
ce l'ho fatta. No, forse è successa una cosa abbastanza brutta. Ho cliccato sulla terra e mi sa che si è trasformata anche fuori. Però va bene, dai. Ok, guardate che bello. Cioè, figata. Cioè, non è una figata. Ok, qua la terra. Guardate che figata, la terra lasciamola. Boh, ci sta la terra. Ok. Stavo dicendo, ora che abbiamo questa cosa, vorrei fare qua fuori, tutta questa zona qua fuori, trasformarla non più tutta di erba, ma di un materiale tipo ferro, tecnologico, quindi industrializzazione. Quindi, non, cioè, avete, non so se avete capito, però è quello che voglio fare, quindi lo farò. Magari off camera, sì, o magari potrei mettere un video a caso, in un giorno a caso in cui non c'è nulla, in cui faccio vedere questa cosa velocizzata. Sarebbe abbastanza carino, in effetti. Ok, qua, già che c'è la terra, copriamo, perché va. Cioè, sarebbe abbastanza carino farlo velocizzato piuttosto che off camera, perché boh, off camera, non lo so, mi dà l'impressione di fare quello che non voglia senza farvi vedere nulla a voi, mi dà fastidio. Va bene. Comunque adesso fatemi entrare. Andiamo qua alla zona dove abbiamo iniziato praticamente. Andiamo qua vicino a Gustav Jones. Anzi, già che ci siamo, lasciamo giù i livelli. Ho visto che abbiamo 22 livelli, cioè se li perdiamo, che li abbiamo già persi in realtà, perché siamo morti prima con l'ender, col liquido di ender. Cosa abbastanza stupida, in effetti sì, lo so, ma va bene. Ok, quindi mettiamoci in F5. Quindi da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che potete seguirmi su Twitter, su Facebook, su Instagram, su Telegram. Ovunque mi cercate io ci sono, probabilmente, a meno che è un sito strano in cui che non conosce nessuno, allora non ci sono. Però la maggior parte dei siti ora ci sono, e li sto anche usando abbastanza per mettere foto, robe così. Quindi se volete seguire, mi fate un bellissimo favore a me e a voi, mi potete seguire sempre 24/24, ci sarà sempre io a tenervi compagnia. Quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio della Jurassic Z Tech. Ciao a tutti!